Buonasera a tutti, siamo Ciao. in diretta dal PAF, Palazzo Arti Fumetto Friuli. Io sono Sara Pavan, referente della didattica, e al mio fianco, ospite di questa live, Paolo Gallina, bravissimo fumettista che sarà il nostro docente del modulo di grammatica del fumetto, nel macro corso di fumetto contemporaneo. E prima di passare alle prime domande, ci tenevo a raccontarvi del motivo per il quale sto cercando di fare tutte le live comunque dal PAF. Innanzitutto mi piace ogni volta mostrarvi un ambiente diverso di questa bellissima sede e poi è un modo per me per farvi sentire come questo posto sia vivo e abitato anche in questo periodo in cui le mostre purtroppo non sono visitabili. Mentre io vi parlo, dall'aula didattica sta trasmettendo la sua lezione Buonaccorsi in questo bellissimo corso organizzato da PAF e UNICEF assieme. Vi invito ad andare a scoprire il programma di disegno brutto e a seguire le live dei prossimi giorni. Non ci sono soltanto webinar, ci sono anche conferenze in arrivo. C'è stasera una interessantissima conferenza con il nostro docente Matteo Battetta, ma adesso veniamo all'oggetto di questa live che si inserisce nel ciclo Learning by Doing, che è un ciclo di incontri online composti o da brevi video tutorial o da dirette con i nostri insegnanti per farvi assaporare diverse tecniche, diversi ambiti artistici. Oggi vi dicevo, parliamo di fumetti, siamo qui con Paolo Gallina, benvenuto. Ciao Sara, grazie, grazie a tutti, grazie al PAF. Ciao a tutti. Per primissima cosa è importante presentarti, prima ancora di parlare del corso che verrai a fare per noi, per far capire che è il messaggio principale che voglio sempre trasmettere alle nostre studentesse e ai nostri studenti, co di come una passione possa concretizzarsi e diventare una parte importante della propria vita, se non addirittura il proprio lavoro. E quindi ti chiedo di raccontarci un po' quella che è stata la tua carriera. Ok, allora, beh, partiamo da indietro, nel senso che per me appunto il fumetto, il disegno è sempre stata una passione da quando ricordi, diciamo, ho sempre divorato i fumetti, ancora prima di saper leggere, e poi ho sempre disegnato, in ogni momento per me era proprio il mio passatempo preferito, diciamo. Ho una domanda per te. Voi non avete ancora visto i suoi disegni? Anzi, chiedo alla regia se intanto può far passare qualche illustrazione di quelle più recenti. Non avete ancora idea di quella che è la grandissima facilità di disegno di Paolo Gallina. Immagino, vedete queste belle illustrazioni, sono fantastiche, ma magari non vi comunicano il suo grandissimo talento perché le vedete già finite. Un'occasione fantastica per vederlo in azione è spesso guardarti mentre decori le vetrine al TCBF, perché veramente disegnatori che riescano in pochissimi tratti, con grandissima sintesi, a trasmettere emozioni anche attraverso personaggi stilizzati, non ce ne sono tanti. Il bello di avere un insegnante come Paolo è che mentre spiega la teoria è assolutamente in grado di abbozzare e schizzare quello che vi sta dicendo ed è qualcosa di magico. Lui fa sempre molto il modesto, ma tantissimi disegnatori sono bravi a disegnare, ma non tutti hanno questa anche parte, chiamiamola performativa del disegno. Tu ti ci riconosci in questa descrizione? Beh, sì, grazie, cioè nel senso sei molto gentile, comunque sì, no, io diciamo, anzi per me è a volte più facile spiegarmi a disegni che a parole, nel senso che sì, è proprio un linguaggio che appunto, come ti dicevo, mi piace, mi diverte usare e comunque sì, mi diventa anche facile per molti aspetti.
E quindi sì, confermo, confermo. Faccio una domanda scomoda prima di passare a, diciamo, la continuazione del tuo Sì, percorso sì, sì. formativo. Secondo te, persone, e qui parlo, è una domanda che ti faccio anche io direttamente, ci sono altri disegnatori, io come disegnatrice ad esempio ho molta più difficoltà in questa espressione di disegno spontaneo senza e la matita e l'inchiostrazione e la reference, eccetera. Secondo te, persone che non hanno il tuo talento innato e poi coltivato, e che vogliono fare fumetti, su che cosa possono investire o come possono magari avvicinarsi un po' di più a quella che è la tua facilità? Tu sarai stato magari portatissimo anche da ragazzino, ma come hai fatto a diventare così bravo? Sì, allora, intanto grazie, grazie per gli elogi, io mi imbarazzo, ma diciamo, accuso il colpo. No, no, ma figurati, è che ti Non ti ringrazio, ti avrei ringrazio. chiamato se non avessimo No, pensato. no, 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 grazie. No, allora, secondo me il disegno. Per come la vedo, comunque è tecnica. Poi il fatto di padroneggiarla, di sicuro qualcuno può essere più o meno portato, ma credo sia l'essere portato sia anche il non far fatica a esercitarsi. Ho capito, è vero. Nella mia, almeno questa è nella mia esperienza, nel senso che, come ti dicevo, io ho sempre disegnato tantissimo, quindi di conseguenza non mi stancavo, diciamo, anche di provare, di imparare a fare cose nuove. E quindi sì, secondo me, nel senso, se uno vuole e appunto trova il modo di farlo in maniera divertente e di non viverla come una frustrazione, è possibile per tutti, cioè, appunto, è una tecnica che va allenata, va anche trovato il modo per ognuno di fare una cosa che non sia, che non vada contro se stesso. Ecco, questo sì. Questo è uno degli aspetti a cui ho cercato come dire, un filo rosso che unisce l'approccio di tanti insegnanti che conoscerete nell'arco dei vari moduli del fumetto contemporaneo, che è quello di riuscire a far emergere, anche attraverso la scoperta dei propri limiti, quello che è lo stile di ognuno di noi come disegnatore o disegnatrice. Perché, di nuovo, magari abbiamo dei modelli che noi cerchiamo di emulare e che sono lontani da quella che invece è la nostra gestualità. E invece attraverso la tecnica possiamo sia avvicinare la nostra gestualità verso quello che ci piace, ma al tempo stesso migliorare la nostra gestualità, la nostra capacità di osservazione e arrivare al nostro stile che diventa veramente un abito in cui siamo comodi. E tu sei arrivato ad avere uno stile molto riconoscibile nei tuoi disegni. E quando io vedo una certa illustrazione riesco a dire questa è una delle illustrazioni di Paolo. E questo anche adesso che ti sei convertito al digitale, ma ci arriveremo poi. Quindi parti dall'essere un ragazzo, anzi un bambino, un ragazzino appassionatissimo di fumetti che si trova meglio a esprimersi con le immagini che non con gli altri media, possiamo dire. Non trovi pesante il fatto di disegnare e disegnare per migliorarti, ma poi cos'è successo? Cioè, come si passa a diventare professionisti? Beh, sì, la strada, diciamo, non è stata dritta e appunto e immediata, non è che ci sia stato un giorno, appunto. Io poi, diciamo, ero iper appassionato. Quando ho scoperto che c'erano delle persone dietro ai fumetti che tanto mi piacevano e per lavoro facevano quello che, che era il mio passatempo preferito, ho detto ok. Devo arrivare in qualche maniera a farlo anch'io, nel senso, disegnare tutto il giorno senza che mi sgridino perché dovrei fare i compiti o cose del genere.
E quindi sì, io ho poi seguito questa cosa nel mio percorso di studi. Ho fatto il liceo artistico qua a Treviso e poi l'Accademia a Venezia. Durante gli anni del liceo poi ho seguito un corso a Preganzeol, qui vicino a Treviso, con Paolo Ongaro, fumettista molto importante che faceva questi corsi molto belli, molto lunghi, molto approfonditi e mi ha dato un po', diciamo, una base più strutturata rispetto al cercare a raffare tutto in maniera indiscriminata, ma Che poi è quello che adesso è una sorta di passaggio di testimone, ho chiamato esatto. te e noi abbiamo chiamato te a farlo per i nostri partecipanti, perché abbiamo diverse persone che magari abbiamo intercettato perché sono venute a vedere delle mostre o conoscono i nostri progetti o hanno ordinato alcune delle nostre produzioni a fumetti o libri illustrati, eccetera, e che hanno un grande talento, ma fino ad ora non hanno mai fatto un corso di base. Però sarebbe innaturale inserirle in un contesto, diciamo, facciamo diversi corsi per, diciamo, di hobbistica, però sono a un livello un po' più semplice, con delle classi, magari anche di età, veramente più basse. Inserire queste persone che magari hanno un vero talento per l'illustrazione, magari sono anche già alla fine delle superiori, all'inizio dell'università, insieme a dei ragazzini molto giovani, non era il contesto giusto, perché era meglio favorirli per poter poi continuare con gli altri moduli professionalizzanti. Questo però non vuol dire che i ragazzi più giovani non possano iscriversi al modulo con te, anzi, cosa cambia rispetto ai nostri corsi normali? Cambia la quantità di impegno che chiediamo allo studente o alla studentessa, che deve affrontare queste ore, che sono molto concentrate, sono 9 ore intensive, con serietà. Quindi anche un 14enne motivatissimo che dice io voglio fare una parte di questo percorso, può iscriversi, non c'è limite d'età, ma il fine ultimo di questo modulo è quello di poter affrontare dei moduli un po' professionalizzanti poi. Il fine ultimo di tutto il percorso è quello di dare gli strumenti a queste persone per poi presentarsi anche a un editore volendo, quindi è un obiettivo ambizioso. E tu sei la partenza, l'allenatore che seleziona la squadra, ecco. Beh, è un compito importante, diciamo. Farò del mio meglio. Sì, no, comunque, appunto, io diciamo che ho cercato un po' in vari modi poi di prendere un po' dappertutto, appunto, ripeto, anche con la scuola, col mio percorso di studi, perché comunque ho fatto il liceo artistico, ho fatto l'accademia. Poi negli anni dell'accademia ho fatto un po', diciamo, ho fatto un po' altre cose, ho messo un po' in sospeso, ho cercato di anche ampliare, dipingevo, facevo cose che comunque erano legate alla mia passione, ma in quegli anni ho proprio cercato di aprire la visuale, diciamo, no? E poi c'è stato un momento di svolta che è stato il momento in cui appunto io sono venuto a contatto con la realtà del TCBF, che vediamo qui. Scusatemi, dovevo mostrare la mia maglietta preferita del TCBF che ho messo per l'occasione, anche se è inverno. Beh, sì, sono sempre alla moda. Sì, no, il TCBF, per chi non lo conosce, il Treviso Comic Book Festival, che è appunto il festival di fumetto e illustrazione che si tiene ogni anno a Treviso. E a fine settembre, anche quest'anno, nonostante tutta la situazione particolare, siamo riusciti a fare un'edizione di cui io sono molto contento, è stata molto divertente. Anch'io e i nostri spettatori sanno di tutto questo perché prima che iniziasse il festival abbiamo fatto una diretta consigliando le cose da non perdere anche tra le live, tutte le live che sono state fatte dal TCBF quest'anno. Quindi,
Puffetti CBF e Best Friends. Bene, certo. E, sì, e diciamo che il TCBF è stato un po' il grande trampolino, diciamo. Ho conosciuto delle persone che avevano la mia stessa passione, che erano proprio, sono state proprio la bretella di collegamento, diciamo, fra il ok, mi piace fare una cosa e ok, facciamola diventare vera. Prima di tutto con le vetrine, in contemporanea anche con il concorso per nuovi autori, che fra l'altro di quest'anno abbiamo riproposto dopo tanto, e là mi sono messo alla prova in una serie di cose, appunto, ho fatto finalmente dei fumetti veri, finiti, perché poi, sai, un conto è fai le pagine, inizi i progetti, invece fare un progetto iniziato e finito è qualcosa di diverso. Spieghiamo un attimo. Allora, le vetrine sono un progetto nel quale Sì. durante, anzi prima del festival, inizia questa fase nella quale i negozi del centro si colorano di fumetto e i negozianti lasciano le loro vetrine perché siano decorate dai fumettisti del team del TCDF. È dicevo, una pratica performativa perché oltre a dover fare un bel disegno che rimanga, c'è cioè il momento in cui l'artista, in questo caso il nostro Paolo, decora la vetrina che avviene di fronte alla gente che sta lì, guarda, insomma, non tutti i disegnatori sono adatti a fare questo tipo di attività e poi è in grandissimo formato. E l'altra grande difficoltà è riuscire a mantenere le proporzioni quando si lavora molto in grande. E invece le pubblicazioni del TCBF di solito nascono da delle collaborazioni o con degli sponsor o con, diciamo, sono legate alla tematica dell'anno e sono dei veri e propri comic book. E magari dopo vi mostriamo anche qualche immagine di qualche produzione che è stata fatta. Capite bene che prima di arrivare a fare un libro, dopo vedremo le pagine dal tuo Tupac, edito da Becco Giallo, uscito nel 2016, ci si deve prima misurare con il formato comic book, perché se non si riesce a reggere una narrazione di 16, 20 tavole, non si può pretendere di arrivare a fare un fumetto da 120. E questo è uno dei primi messaggi che si apprendono nell'affrontare il percorso a fumetti. Uno arriva carico dopo aver letto i suoi manga preferiti e l'idea di una saga intera di 90 episodi. Per arrivare a poterla fare nel modo migliore è necessario riuscire a reggere anche una partita più breve, altrimenti si rischia di, come dire, cadere ben prima di arrivare alla fine del 90° volume. Cosa sei te? Assolutamente, sì. E quindi ci sono stati tutti questi comic book che ti hanno dato l'occasione di veder pubblicata e finita una tua opera. Però secondo me c'è un passaggio che forse è ancora più importante di questo e che è quello dell'autoproduzione. Qui tiro sempre acqua al mio mulino perché come sapete per me l'autoproduzione è una passione personale e un oggetto di studio dal punto di vista della storia dell'arte. E ne abbiamo parlato in altre pillole di Learning by Doing che vi invito a recuperare nel caso in cui siate incuriositi. Paolo, raccontaci questo capitolo della tua vita. Sì, qui entra in gioco un discorso che appunto si ha voglia di raccontare e non è sempre facile trovare il modo di raccontare qualcosa di estremamente personale, originale. Qui devo dire, sei stata tu, uno dei motivi che ha spinto in questa direzione, perché molti anni fa, molti, un po' di anni fa, sì, O 5 o 6 anni fa. 5, sì, qualcosa del genere. Vabbè, comunque, qualche anno fa c'è stata una presentazione del tuo libro, Il potere sovversivo della carta, a Treviso. E
io con altri disegnatori eravamo presenti ed è stato un po', diciamo, un seme che ha iniziato a crescere, un'idea che è iniziata a fiorire e che poi si è concretizzata appunto assieme a altri illustratori con cui eravamo diventati amici grazie al TCBF, poi perché ci siamo tutti conosciuti, perché in un modo o nell'altro eravamo volontari o comunque gravitavamo attorno al mondo del festival e abbiamo fondato questo collettivo di autoproduzione che si chiama Super Squalo Terrore. Un nome Un nome fighissimo. fighissimo, dobbiamo ringraziare per questo Marta Muschietti, che mai abbastanza ringraziata per averci proposto questo nome. E sì, che appunto rappresenta quello che siamo, cioè una gang di persone pericolosissime. No, scherzo, in realtà siamo un gruppo di illustratori e illustratrici e abbiamo realizzato alcune produzioni. Non siamo iperprolifici, ma abbiamo sempre cercato di fare delle cose intanto come ci piacevano e curate fin nel minimo dettaglio. Una delle nostre produzioni, appunto, è il Condominio, che è questo progetto che è ancora aperto e racconta delle storie di inquilini di un condominio. Tutti abitano nello stesso condominio, in ogni episodio, cioè in ogni volume, anzi, scusa, c'è un episodio che racconta gli inquilini di un piano. E ogni piano è assegnato a uno di noi. Volevo dire una cosa prima di andare avanti su questo punto, che è il plus di un corso fatto con Paolo Gallina, fatto qui, rispetto magari a dei percorsi tra i tanti, anche se questo corso dovesse essere fatto online e non in presenza, rispetto all'acquistare delle lezioni su una qualsiasi piattaforma che magari mi permette anche di incontrare un grandissimo fumettista in lezioni preregistrate, il valore umano della relazione, innanzitutto con l'insegnante che è un insegnante che lavora nell'editoria italiana e il conoscere, non importa se sono persone vicine a me fisicamente, ma gli altri partecipanti a questo tipo di laboratori sono persone che condividono con me una passione e con le quali molto probabilmente io potrei avviare un progetto di collaborazione. Io ho vissuto la stessa identica cosa che tu hai vissuto per Super Squalo Terrore con la mia prima fanzine che si chiamava Pupac e che ho fatto alle superiori con Emanuele Rosso e Paolo Cossi, entrambi due grandi fumettisti al giorno d'oggi perché sono entrambi diventati Certo. professionisti. Noi ci siamo conosciuti a questa masterclass con Cavazzano, con Giorgio Cavazzano, che vi raccontavo nel video della settimana scorsa, per me è stata inspirational per questo tipo di percorso, perché anche nella sua masterclass eravamo mescolati a livello di generazioni. Partecipavamo noi che eravamo dei quindicenni, sedicenni, insieme a dei 26 anni che erano già professionisti e che volevano conoscere Cavazzano. E questo è stato una miccia che ha fatto scattare relazioni, conoscenze, altrimenti, banalmente, un Andrea Santonastaso che è stato qui al PAF a fare il suo spettacolo dedicato a Pazienza, come avrei fatto a conoscerlo a 15 anni? E queste relazioni poi mi sono servite nel corso della mia carriera professionale perché mi hanno dato dei contatti. Ti lascio andare avanti. Eravamo rimasti ai volumi antologici di Super Squalo Terrore e al fatto che l'essere un gruppo è stato un motore propulsivo che vi ha poi permesso di investire sulla qualità di queste produzioni piuttosto che disperdere storie o altro, illustrazioni in un mare magnum però non organizzato.
Sì, allora intanto è stato molto importante. Il primo, come dici tu, è un valore aggiunto. Intanto ti permette di realizzare un progetto tuo ed avere però un obiettivo. Perché finché lo fai da solo, sì. C'è il rischio che sfumi, nel senso, idee me ne passano per la testa tantissime, poi dici, vabbè, questa è bella, la faccio la prossima volta, perché qua, perché là. Invece, se hai un obiettivo preciso, è probabile che, insomma, vada a buon fine. E poi, appunto, è stato molto formativo, anche perché poi siamo tutti un po' diversi. Come profilo ci sono, cioè gli altri non tutti abbiamo lo stesso stile, anzi abbiamo stili diversi, non tutti abbiamo la stessa formazione, non tutti abbiamo lo stesso background, però ci siamo un po' ci siamo influenzati a vicenda, un po' le nostre differenze sono rimaste, quindi secondo me beh, è stato, anzi, è tuttora una cosa che è stata utilissima. E poi, appunto, è utile perché è anche un gruppo di amici che però hanno gli stessi interessi, le stesse passioni, e che quindi puoi vivere assieme la tua passione con qualcuno che. Fa tutta la differenza del mondo non essere tu da solo di fronte a tutti, anche se poi ovviamente ognuno di noi ha la propria, fra virgolette, carriera individuale, ha il proprio percorso con le proprie specificità, però comunque in qualche maniera siamo tutti super squalo terrore, no? E quindi questa cosa. E ti chiedo, da Super Squalo Terrore, come si arriva al tuo libro? E come sei riuscito ad arrivare a un editore? E, adesso magari vedremo qualche pagina, la copertina. Hai poi deciso di dedicare il libro a, insomma, un'icona dei nostri tempi, magari più della nostra generazione, o meglio della tua, perché tu sei un po' più giovane di me. È più della mia generazione e di quella precedente che non della tua, però adesso ci racconterai anche da dove nasce questa idea. Come sei arrivato ad avere un libro con un editore, e in questo caso Becco Giallo? Sì, allora, il libro nasce da una mia passione fondamentalmente, come spunto iniziale, nel senso che io sono. Mi piace la musica, mi piacciono diversi generi, fra cui l'hip hop, che è stato uno dei generi che mi ha formato da ragazzino. E mi ha sempre affascinato quell'estetica. Tupac, io quando ho iniziato ad ascoltare hip hop era già morto, da Certo. poco però era già morto. Però era morto da poco ed era una leggenda palpabile, nel senso era già leggendario, però era un qualcosa che sì, imprescindibile quando si parlava di hip hop. Lui è Notorious B.I.G., diciamo. E a me piaceva molto, e poi, nel senso, questa cosa, poi comunque io ho ascoltato vari generi, però questa cosa mi è rimasta, e quando a un certo punto ho pensato, ma tutto sommato ci sono varie biografie di musicisti, molte di musicisti rock, però non mi veniva in mente qualcosa, o comunque se c'erano non c'era una produzione così ampia, e comunque non avevo trovato riscontro. Mi sembrava un po' un peccato, perché secondo me è una storia talmente bella, figa, che andava raccontata. Secondo me era qualcosa che andava raccontata, e oltretutto c'è un immaginario che
che girava attorno a questo tipo di figure che a me piaceva, sarebbe piaciuto raccontare. E qui entra in scena Alberto Polita, nel senso che io gli ho raccontato la storia, direttore Direttore. del TCBF, nonché un pozzo di cose che succedono, nel senso la miccia che fa partire un sacco di cose, e fra cui anche questa, nel senso che io gli ho raccontato la storia, cioè l'idea, ho detto, ma sai, mi piacerebbe fare questa cosa, ma così, sai, come ti dicevo, una delle tante idee Certo. che, cioè, di sicuro una che ci pensavo, però diciamo che lui ha detto, beh, l'ha presa sul serio e mi ha messo in contatto con Antonio Solinas, che è lo sceneggiatore del libro, che è, oltre a essere una delle figure molto importanti, più importanti del fumetto italiano, per quanto riguarda editor di Panini e traduttore, che insomma. Oltre che comunque avere un passato da critico militante e quindi un conoscitore del fumetto e uno sceneggiatore importante, è anche un appassionato di hip hop, ma proprio nerd, diciamo, per dirla con un termine per far capire quanto ne sa, nel senso. È un termine tecnico, Sì, quindi è concetto. È proprio un conoscitore, oltretutto lui in quel periodo, fra l'altro, l'aveva vissuto a qualche anno più di me, quindi l'aveva vissuto appieno e ci ha fatto conoscere e da là, diciamo, è sorta tanto un'amicizia e poi abbiamo detto, beh, proviamo a fare questa cosa, proviamo a fare questa collaborazione, poi l'abbiamo proposta a Becco Giallo, che abbiamo creato un proposal, diciamo, un po' di pagine, e anzi all'inizio erano solo delle illustrazioni e diciamo l'idea, poi da là abbiamo fatto un libricino con un po' di pagine di quello che avevamo in mente di fare, e abbiamo pensato a Becco Giallo perché Periodo lì erano forse gli unici che pubblicassero così tante biografie esatto. di personaggi, cioè gli altri editori di fumetti comunque erano pochi, cioè abbiamo avuto un'esplosione negli ultimissimi anni, Sì. però diciamo nella prima metà degli anni die, de, du, 2000, dal 2010 al 2015 non c'era la moltiplicazione di Certo. editori che c'è adesso. E il loro settore era specificatamente quello di produrre in Italia fumetti biografici. Altre case editrici d'elezione stampavano libri stranieri, bellissimi per carità, però non facevano magari l'investimento di far creare così tanti fumetti nel nostro paese, ecco. Certo, sì, e quindi a me è sembrata la scelta naturale, diciamo, proporlo, cioè ci è sembrata la scelta naturale proporlo a loro, e devo dire che è stato all'inizio, questo non è stata immediata, nel senso non è che hanno visto il proposal, hanno detto domani andiamo in stampa. Perché comunque, beh, all'epoca forse ancora più di adesso, la loro linea editoriale era molto precisa e molto orientata. Tupac era un personaggio che io sapevo che ci stava bene, però siccome comunque quello del mondo dell'hip hop adesso, per carità, se ne parla come se fosse il pane quotidiano, però qualche anno fa non era così conosciuto, non era così indagato, era un qualcosa che stava ancora, fra virgolette, in una nicchia, andava fatto capire che c'era una connessione con quello che loro hanno sempre proposto.
Anche perché, diciamo, soprattutto in quegli anni lì, c'era una produzione molto militante, cioè Esatto. si sceglievano personaggi storici con un profilo molto alto, non veniva fatta la biografia dell'influencer di turno, nemmeno adesso viene fatto questo, però hanno ampliato tantissimo le loro, come dire, collane, quindi al momento la produzione Becco Giallo è più eterogenea. Certo, sì. Ovviamente un editore nasce in un modo e dovendo, avendo anche un limite nelle risorse, non può partire subito facendo miliardi di collane. Avevano questo settore e forse Tupac, agli occhi di chi non aveva vissuto e non aveva ben presente il valore sociale anche di questa figura, al di là dello scandalo, la morte, tutto quanto quello che è, diciamo, il fatto di costume. Poteva sembrare una proposta, come dire, un vezzo, quando invece il profilo di questo personaggio ha molto valore al di là, dei fatti di costume, ecco. Sì. Sì, su questo devo dire che cioè, Antonio è stato molto bravo a far, cioè, ripeto, io sono più bravo con i disegni e con le parole. Lui è stato molto bravo a scrivere nella parte, diciamo, di proposal qualcosa che facesse capire proprio che c'era quella connessione. Infatti poi c'è tutta una prima parte del libro che racconta la storia della madre di Tupac, Fanny, che era una Black Panther, lui è stato, mentre lei era in gravidanza, è stata in prigione, ha subito un processo, si è difesa da sola, è riuscita una persona veramente straordinaria e di sicuro che entrava in quel canale là e che poi in realtà si rispecchiava con Tupac pur cambiando diciamo l'ambientazione dopo c'è cioè, il passo no? cioè, si passa dagli anni 60 delle Black Panther in cui è stato concepito si vede il non presente, ma gli anni, diciamo, dagli anni 80-90 in cui c'è stata la sua prima formazione e poi il successo, e in realtà il suo operato era intriso di politica, anche se cioè, in un modo completamente diverso da quello convenzionale, diciamo, però sì, per questo, insomma, io ho pensato Becco Giallo, secondo me, se riusciamo appunto a spiegargliela bene, è proprio l'editore giusto. Infatti, loro poi sono stati bravi perché l'hanno capito, cioè perché l'hanno capito nel senso perché hanno visto che hanno capito questa connessione e ci hanno dato fiducia, ci hanno dato oltretutto anche una grande libertà perché il libro non abbiamo avuto pressioni, anzi ci sono venuti molto incontro dal punto di vista stilistico e quant'altro. Diciamo che c'era una garanzia a livello di sceneggiatura, che era quella di Solinas, che non era certo, come si dice, un esordiente, No. ecco. E tu, che è la cosa che stupisce, avevi già una grande maturità di segno, quindi è un libro che anche dopo passati questi 4 anni, in cui tu sei cambiato tantissimo, perché sei passato poi dall'analogico al digitale, questa è la parte, le ultime due cose che ti vorrei chiedere è proprio questa conversione che hai avuto e l'altra cosa vorrei che tu ci raccontassi il tuo lavoro oggi, cioè qual è il tuo mestiere? Ma finisco il mio Sì, discorso sì, sì. sul tuo stile. Loro si sono visti consegnare un'opera con uno stile solido che anche riguardata oggi non ha quelle incertezze, quegli errori che di solito hanno i lavori, diciamo, i primi libri, magari di qualcuno no, esordiente, esordiente al primo libro, non esordiente che non ha mai pubblicato, però Certo, sì.
gestire un'omogeneità di stile su una storia breve è molto più facile che non su un volume intero. E capita anche adesso che disegnatori, per dire, ora che nella Bonelli ci sono dei cicli narrativi che coprono più di un numero, capita che un disegnatore si ritrovi a dover ridisegnare le prime pagine su richiesta della casa editrice perché non ha più l'omogeneità con il finale. E cioè, se questo succede a dei disegnatori della Bonelli, immaginatevi se non succede a un esordiente al suo primo romanzo a fumetti. Quindi avevano due pezzi da 90 in questa proposta. Quindi adesso raccontaci, che cosa fai oggi e questo passaggio al digitale. Alessia, se vuoi intanto dalla regia mandarci un po' di immagini mentre ci facciamo raccontare queste cose da Paolo, andiamo pure random così ci puoi eventualmente dire qualcosa mentre le vedi. Ad esempio, questa secondo me è una di quelle immagini che ben rappresenta il fatto che tu ami raccontare anche senza usare le parole ed è uno dei motivi per i quali sei l'insegnante perfetto per la parte di grammatica del fumetto, perché ricordiamoci, come diceva Will Eisner, il fumetto è lo spazio bianco. Capire come fare una sequenza, quali immagini rappresentare, quali parti lasciare da immaginare al lettore è la base. Comunque, ti lascio la parola. Sì, allora, beh, cioè, sì, di sicuro comunque il discorso della scelta di cosa disegnare, no? Alla fine il fumetto sta là, e più lo fai, più ti accorgi che è proprio così. No, niente, tornando alle domande, cosa faccio adesso? Adesso, nel senso, allora, tante cose, nel senso, disegno fondamentalmente, però in tante declinazioni, nel senso che, appunto, negli anni mi è capitato di dover fare, cioè, di dovermi confrontare con tanti progetti di natura diversa, che vanno da l'illustrazione, diciamo, editoriale. Ho disegnato saranno i primi due, ma poi adesso ne uscirà anche un terzo, romanzi della serie Team Spectre, che è una serie di romanzi per ragazzi illustrati, che parla di fantasmi nella Londra vittoriana, Da chi è pubblicata? da Giunti Editore, ed è scritta da George Bloom, che è un personaggio misterioso, amico di Marco Nucci, che è uno sceneggiatore, un amico che sta facendo una bella carriera come sceneggiatore anche in Disney ultimamente. Dopodiché, oltre all'illustrazione, diciamo, editoriale, di questo tipo, ho lavorato anche con riviste. Di recente, nell'ultimo anno, ho fatto delle illustrazioni con Elle Decoration, una rivista abbastanza Eh sì, famosa. adatto, certo. Sì, con l'edizione inglese è stato bello perché sono uscito dai confini nostrani, è stata una bella esperienza, e emozionante di sicuro. E poi io, oltre a questo, in realtà lavoro anche con agenzie di comunicazione, con la pubblicità, con aziende. E tutta una parte di produzione mia è anche quella, perché insomma è una parte importante e fra l'altro anche molto stimolante. A me diverte far questo tipo di cose, perché mi è capitato di fare dei video animati, cosa che non avrei mai pensato di essere in grado di fare, ma in realtà è stato divertentissimo anche quello. E
Questo ti interrompo un attimo perché spesso il lavoro diventa poi l'occasione per sperimentare nuove cose. Quindi Assolutamente. nel lavoro per un'azienda io posso prendermi il lusso di tentare una nuova tecnica, un nuovo stile perché lo devo mantenere, diciamo, per una produzione limitata. E così, come dire, mi alleno, su qualcosa che se poi mi fa scoprire qualcosa che reputo mio come, dal punto di vista artistico anche, posso poi portare nella mia carriera autoriale. Certo. E ci tenevo a far raccontare a Paolo tutta questa complessità, perché spesso quando si pensa voglio fare il fumettista nella mia vita, diciamo quelli che vivono solo esclusivamente di fumetti o lavorano in una serie o sono come dire, dei casi di successo enormi, il caso di successo maggiore in Italia è Zero Calcare, ma ci sono esempi simili in tutto il mondo. Ma questo non vuol dire che se non divento Zero Calcare non posso, lavorare con i fumetti di illustrazione e di disegno. Anzi, banalmente, i fumettisti sono super richiesti anche nelle agenzie pubblicitarie, anche solo per fare gli storyboard delle pubblicità. Ah sì, mi è capitato anche quello. E quindi così ti lascio continuare, poi ci dovrai parlare in chiusura di questa tua conversione al digitale. Sì, no, allora, vabbè, questo più o meno è quanto. Poi appunto sto continuando a far fumetti, un altro con Antonio, stiamo preparando un altro fumetto. Questo non abbiamo ancora date niente, quindi stiamo, o meglio, non abbiamo. Diciamo che siamo ancora in lavorazione. Puoi sbottonarti, anticiparci qualcosa Ma o no, non no? sbottoniamoci troppo. Teniamo un po' di mistero, poi quando sarà il momento Ci usciamo con. ritroveremo per fare una presentazione Esatto, bella di volentieri. persona, Speriamo, ok? sì, sarebbe bello, mi manca. E niente, il discorso del passaggio digitale, allora a me è sempre piaciuto integrare i miei disegni anche col computer. Comunque ho sempre avuto un rapporto non per forza, non sono un ipertecnologico a tutti i costi. Però mi è sempre piaciuto scoprire. In particolare, io usavo il computer per colorare. Nel libro di Tupac l'ho usato appunto per colorare. E in realtà, poi a un certo punto, devo ringraziare la mia ragazza che mi ha regalato un iPad Pro anni fa, ed è stata un po' la svolta. Eh sì, è Oh, stato un. l'amore, È l'iPad stato Pro. un gran regalo. E diciamo che, cioè, è stato anche un po' subito impattante perché mi sono trovato a dover cambiare, cioè, imparare tutta una cosa nuova, completamente. Su questo ti interrompo perché io questa cosa dell'iPad Pro l'ho proprio sentita come un passaggio fondamentale che un percorso di fumetto contemporaneo non poteva trascurare. E online si trovano corsi dedicati a Procreate, ma Procreate per l'illustrazione non è esattamente usato per l'illustrazione, non è esattamente come usarlo per il fumetto. E proprio per questo mi sono immaginata uno dei moduli dedicato esclusivamente a Procreate, in cui partiamo con un docente, Alessio Rizzo, per le basi, cioè per imparare a individuare il nostro pennello giusto, a creare i nostri pennelli, capire come orientarci nel programma, per poi passare con un altro modulo nelle mani di Federico Cecchin, che potete seguire sui social. Io vi consiglio di seguire i suoi video su TikTok, per capire come portare il nostro segno manuale su iPad in un modo adeguato e come usare Procreate in un modo intelligente. Fatta questa parte, diciamo, di base, abbiamo tre masterclass, una con Paolo Cattaneo che ha disegnato interamente un romanzo a fumetti in un modo veramente matto, per Rizzoli Lizard, non mi posso lamentare. Un'altra masterclass la faremo con Francesco Cattani che
usa Procreate anche per la produzione di illustrazioni e fumetti per i seriali, quindi non solo per la sua produzione autoriale. E il terzo lo faremo con Davide Toffolo, che usa iPad Pro, ma non usa Procreate, usa un altro programma specifico per i fumetti. E questi tre artisti e fumettisti ci presenteranno il loro modo personale di lavorare con Procreate o con i programmi che hanno scelto. Comunque, iPad Pro non è che vogliamo fare pubblicità, Apple è diventato uno strumento che permette ai fumettisti di non stare al tavolo da disegno necessariamente, ma di poter disegnare ovunque, di avere anche una vita professionale più adatta alla conciliazione con altri mestieri, perché il grosso problema è fare un fumetto con la classica china, carta, pennello o pennino è che devi stare chiuso nel tuo studio per un tempo molto lungo. E scusami per il corner No, promozionale, scherzi. ho toccato proprio uno dei punti che calano il percorso che mi sono immaginata nella realtà lavorativa del fumetto. Ti torno la parola e così poi chiudiamo e Chiudiamo. salutiamo. Sì, no, quindi fondamentalmente è stato questo, è stata un bel regalo che è diventata poi un'occasione, come dicevi tu, per lavorare in maniera completamente diversa, perché è di sicuro un cambio impattante, ma che poi ha una serie di ti apre una serie di possibilità, sai, non solo non so, per me non è solo la comodità di spostarmi, perché poi a me comunque piace anche lavorare in studio, ma per carità, poi si può fare anche, ma è il discorso di avere già l'immagine Pronta. pronta, cioè lavorare già sul definitivo, che non è per forza l'unico modo, perché adesso il fumetto a cui sto lavorando, comunque sto lavorando su carta, sono tornato su carta perché è una cosa che comunque mi piace, ha un suo fascino, un suo sapore, però comunque è un'altra possibilità quella di lavorare direttamente sul file, e specie lavorando col colore, con un certo tipo di illustrazione che mi piace fare ultimamente, diciamo, Come quelle che abbiamo visto, che non sì, hanno è un tratto che le delimita, entro il quale tu metti il colore, come è poi stato Tupac, o come erano, sono prevalentemente colorati i fumetti che vengono disegnati su carta e poi trasposti, scansionati, colorati con certo. Photoshop. Ok. Guarda, abbiamo passato un'ora piacevolissima con te e riuscendo a dare tanti piccoli input su quella che è la tua carriera e che sono motivi di ispirazione, secondo me, per chi vuole fare fumetti, e scontrarsi anche con il concreto di come succedono questi passaggi, di come le relazioni sono importanti, la tecnica è importante, gli strumenti sono importanti e la passione e la motivazione è importante. A questo punto non ci resta che darvi appuntamento per il corso con te è dedicato alla grammatica del fumetto. Per avere tutte le informazioni su date, tempi, modi di iscrizione, andate sul sito puff.it, seguiteci sui social e se avete delle domande specifiche sul corso o delle curiosità da porre a Paolo, potete sempre commentare qui sotto oppure potete scrivere una mail a didattica@puff.it. Grazie Paolo. Grazie Sara, grazie Paf, io mi sono divertito, spero anche voi. E speriamo di vederci presto in aula fisica. Speriamo, sì. A presto. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Grazie.